qualche oretta fa ero qui a dirmi: ma quella bonazza che si tinge i capelli, che fa tutte quelle facce strane, ma come si chiamerà? E sono stato tipo un quarto d'ora, 20 minuti in Google a cercare di mettere le parole chiave per trovare una sua foto, e Google non è riuscito a fare una sega. Ma sono poi casualmente finito su questa pagina di questo gioco famosissimo che ti aiuta a cercare, cioè ti aiuta, indovina i nomi delle persone famose e meno famose a cui stai pensando. E indovinate un po', nel giro di una trentina di passaggi l'ha veramente azzeccata. E quindi mi sono detto: ma questo Akinator sarà in grado di riconoscere, di identificare, di indovinare il personaggio iconico di Cyberpunk? Sono partito con l'idea: cosa facciamo? V, incominciamo con Silverhand? Non lo so, incominciamo con V, vediamo un pochettino se ce la fa. E dopo circa un mese e 10 giorni da quando è uscito il gioco, forse potrebbe anche essere che qualcuno ci ha già provato. Vediamo, vediamo. Allora, prima domanda. Personaggio, vai, personaggio, vediamo un pochettino. Il tuo personaggio, no, non è italiano, quindi via. Il tuo personaggio è reale? No, non è reale, quindi attenzione, sta già facendo una bella scremazione. Il tuo personaggio fa parte di un anime? No. Il tuo personaggio è maschio? Beh, direi di sì, eh. E vedete, ancora tanto politicamente corretto, e poi quando si arriva ai fatti bisogna chiedere se è maschio o femmina. Il tuo personaggio fa parte di un film? No, direi di no. Il tuo personaggio ha i capelli? Beh, sì, vice ha i capelli, quindi... Il tuo personaggio fa parte di un videogioco? Attenzione, attenzione, sta già sulla giusta strada. Il tuo personaggio fa parte di un gioco per PlayStation? No. Il tuo personaggio fa parte... No. Il tuo personaggio è stato un membro... Ma che cazzo c'entra niente? Il tuo personaggio ha a che fare con Akinator? No. Non c'entra un cazzo. Il tuo personaggio ha a che fare con il... No. Il tuo personaggio fa parte... No. Il tuo... No. Il tuo personaggio combatte? Sì. Sì. Il tuo... combatte con la spada. E talvolta... Quindi gli direi probabilmente, probabilmente un personaggio che fa... No, Minecraft, non c'entra, una sega sto Minecraft. Per il cellulare, no. Il tuo protagonista è Robin? Sì, è il protagonista dell'opera in cui appare. Quindi attenzione, usa le pistole, sì. Probabilmente, diciamo, non esclusivamente, come faccio a dire? Perché dico sì, sembra che usa solo le pistole. Diciamo probabilmente. Vediamo un pochettino, il tuo personaggio è stato nello spazio? Attenzione, attenzione, spoiler, potrebbe anche essere che in una parte della storia si trovi anche sullo spazio, quindi nello spazio, quindi probabilmente. Il tuo personaggio indossa una maschera? No, direi di no, probabilmente no. Poi le potrebbe anche indossare le maschere, quello sicuramente. Il tuo personaggio si copre la faccia? No, diciamo di no. Il tuo personaggio conosceva le... No, ma assolutamente, che cazzo c'entra? Il tuo personaggio ha fatto parte della squadriglia 40... No, attenzione, siamo già oltre 25 e non ha... Come ha fatto? Come ha fatto? Ma sull'ultima domanda poi non c'entrava niente. 271 volte è stato... Vediamo, quindi 25 volte ce l'ha fatta. Ammesso non concesso che io abbia sbagliato un qualcosa. Annaccia, oh, ci ha fottuto, questo, ci ha fottuto. Non lo so, proviamo con la bonazza, qual è l'unica che ci siamo fatti nella storia. Panam, proviamo con Panam, vai, gioca, vediamo se Panam l'hanno già. Sicuramente Panam il doppio. Allora, V271, vediamo Panam quante volte è stata ricercata. Personaggio, vai. Vediamo un pochettino, il tuo personaggio italiano? No, il tuo personaggio combatte... Ah, sì, combatte. Il tuo personaggio giapponese? Nah. Il tuo personaggio? Nah. Mi fa le stesse domande di prima, bastardo. Sì. No. Nah. Fortnite già non ce l'aveva tirato fuori prima. E con le pistole? Sì, con la mia pistola è stata brava, devo dire, però direi di no. Il tuo personaggio ha i capelli? Sì. È femmina? Molto femmina. Il tuo personaggio è cattivo? No, è buono. È bravo e buona. Su usare l'arco? No, chi sta pensando con l'arco? Non lo so, no. Ha i capelli scuri? Sì. Fa parte di un cartone? No. Un gioco online? No. Assolutamente, ancora. Ha più di 22... Quanti anni ha Panam nel gioco? Presumo di sì.
Probabilmente, diciamo probabilmente. Il personaggio è adulto? Sì, è adulto. Vai. Il tuo personaggio... Ah, stavo dicendo, alla patata. Mi sembrava una domanda un po' così. Il tuo personaggio è una patata? No, direi assolutamente no, anche se è una buona patata. Il tuo personaggio combatte con una spada? No. Poi, il tuo personaggio è infetto dal virus T? No, oddio, che cos'è sto virus T? No, no, non c'entra niente. Attenzione, siamo a 22. Il tuo personaggio ha delle ali nella testa? No, attenzione. Il tuo personaggio è un mago? No. È un essere umano? Sì. È nato in America? Presumo di sì. Non lo so. No, hai sbagliato, hai sbagliato. Hai sbagliato. Continuiamo, continuiamo. Vediamo un pochettino. Il tuo personaggio combatte contro... No. Il tuo personaggio ha poteri... No. Pratica arti marziali? No. Ha a che fare con delle... No. Il tuo personaggio fa parte del genere horror? No. E ho detto una buonazza. Vive in America? Probabilmente. Ha più di 90 anni? No. Il tuo personaggio è un animale parlante? No. È una femmina, Nami. Non ci ha chiesto se è femmina. Sì, no? Ha a che fare con l'arancione? No, non credo. Il tuo personaggio usa delle lame? No, fondamentalmente no. Il tuo personaggio è protagonista dell'opera in cui appare? Non è protagonista, no, direi di no, diciamo probabilmente no. Il tuo personaggio ha dichiarato ho stato io con l'utrattore. Oddio, cos'è sta roba? No, non la conosco questa. Il personaggio ha un cellulare? Boh, probabilmente, Panam c'ha il cellulare, credo di sì. Il tuo personaggio è famoso per il seno? Tutte le femmine dei videogiochi sono famose per il seno, probabilmente, direi. Il tuo personaggio va alla ricerca dei tesori perduti? No, doveva dire il personaggio col seno a triangolo, avremmo pensato Tomb Raider, invece no, non è lei. Il tuo personaggio è bravo a combattere? Probabilmente. Il tuo personaggio è innamorato? Sì, è molto innamorato. Il tuo personaggio ha a che fare con il giornalismo? Che minchia c'entra? Il tuo personaggio è mai vissuto in America? E probabilmente, credo di sì. Il tuo personaggio ha un fucile? Sì, ce l'ha, ce l'ha. Il tuo personaggio è apparso nella... No, mannaccia, poi sembra quasi che indovini, poi invece il tuo personaggio è stato nello spazio? No. No, non ha mostri. Il tuo personaggio è un agente segreto? No, è fuori pista, no, no, no. Panam, no, 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 non me la zecca. Il tuo personaggio è innamorato? Sì. Attenzione, attenzione, svolta. Vediamo. No, chi è questa? Non so neanche chi sia. Chi è questa qua? Boh, non lo so. No, comunque non ci hai azzeccato, mi spiace. No, continua e proviamo, ma fra un po' si ferma. È un militare? No, assolutamente. No, va che ci sei vicino. Panama, avevi i capelli legati? Sì, attenzione. Il tuo personaggio fa parte di un gioco per computer? Sì, attenzione. Il tuo personaggio ha a che fare col mondo del crimine? E probabilmente no, o probabilmente sì, dipende come vengono interpretati i nomadi. Direi probabilmente no, però vediamo. A che fare con la mafia? Probabilmente no. Alla pelle è scura, oddio, neanche troppo scura. Probabilmente, probabilmente. E il tuo personaggio ha una... No, non mi sembra che Panam abbia una sorella. Almeno noi perlomeno non ce la siamo fatta di sicuro. Non l'abbiamo vista. Poi non so se ne ha parlato. Io quando parla Panam mi rompo il cazzo, perché comunque la mia mente è concentrata sulle zinne. Quindi non lo so. Presumo di ne... No, no, probabilmente no. Vai, andiamo così. Il tuo personaggio ha a che fare con gli zombie? Ne. No, no, questo qua non riesce. Il tuo personaggio è un esploratore? No, non è Tomb Raider. Il tuo personaggio ha mai tradito? No. Il tuo personaggio ha a che fare con i numeri? No. Il tuo personaggio vive a New York? Probabilmente no. Il tuo personaggio lavora in coppia? No. Il tuo personaggio fa parte della serie Imagine? No. Il tuo personaggio fa parte di un videogioco sparatutto in prima persona? No, non è uno sparatutto. Lavora con il computer? No. È fortunato. Perché? No, no, direi di no. Il tuo personaggio è una pistola? Probabilmente. Il tuo personaggio ha a che fare con i giochi sparatutto? Diciamo probabilmente no. Non è uno sparatutto, sicuramente. Il tuo personaggio ha recitato in un telefilm? Ma se è di un videogioco? Pistola. Questo è fuso, Il tuo personaggio fa parte di un gioco per PlayStation? Probabilmente. Il tuo personaggio ha ucciso esseri umani? Sì.
il tuo personaggio ha avuto una relazione con il giocatore. Oh, attenzione, dai che ti avvicini. No. No. No, non ha niente a che fare con i robot. È un gangster? Ma probabilmente no. Tu e il tuo personaggio siamo amici, scopamici, non lo so, probabilmente. Il tuo personaggio ha il codino? Sì, diciamo, c'ha la coda, diciamo, non lo so, no, non è lei. Niente, ha perso, vai, diciamoglielo noi. Panam, invia. Eccolo, di Cyberpunk 2077. Oh, l'abbiamo battuto! Grande! Dai, è stato divertente, è stato divertente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like e noi ci vediamo prestissimo. Un altro video. Ciao a tutti!